Una svolta epocale. Perché Napoli negli ultimi anni, prima della nostra amministrazione, aveva una gestione esternalizzata del patrimonio. Quindi adesso noi consideriamo il patrimonio una risorsa pubblica, quindi una risorsa della città e per la città, per i cittadini, quindi viene affidata a una società partecipata 100% del comune la gestione della manutenzione, la valorizzazione quindi del patrimonio immobiliare, la gestione ordinaria. Dopo una lunga seduta di consiglio comunale, la prima con i neoassessori Alessandra Clemente e Carmine Episcopo, l'Aula approva a maggioranza la delibera che affida alla Napoli Servizi non soltanto la manutenzione ma anche la gestione del patrimonio immobiliare. Un passaggio storico per l'amministrazione cittadina che dopo 22 anni di affidamento alla Romeo interrompe l'esternalizzazione di uno dei servizi fondamentali come la gestione della casa e del patrimonio comunale. Si può aprire una nuova fase di efficientamento, di razionalizzazione, evitare le sovrapposizioni tra Palazzo San Giacomo, municipalità e società partecipate. Siccome le risorse sono poche, le dobbiamo ottimizzare e credo che in un momento di razionalizzazione dobbiamo valorizzare al meglio le lavoratrici e i lavoratori che abbiamo. E Napoli Servizi, devo dire, in questi mesi ha dimostrato anche di saper fare le cose buone. Penso ad esempio all'operazione che si sta facendo sui parchi e giardini, dal Parco De Filippo, a breve inaugureremo Parco San Gennaro, subito dopo Parco dei Simone, da domani aiutiamo la sovrintendenza sulla Floridiana, quindi insomma valorizziamo al meglio le risorse che abbiamo. Una decisione, ha sottolineato il sindaco De Magistris, che serve anche a salvare dal rischio di fallimento la società partecipata, alla quale nei prossimi giorni potrebbe essere affidata anche la manutenzione degli edifici scolastici e delle strade cittadine. Con la delibera di oggi abbiamo affidato non soltanto la manutenzione alla Napoli Servizi, ma abbiamo affidato anche la gestione della manutenzione, ma è il primo passo per l'affidamento della gestione e della valorizzazione, della razionalizzazione del patrimonio del Comune di Napoli che avverrà nei prossimi giorni. L'approvazione della delibera di affidamento a Napoli Servizi della gestione del patrimonio immobiliare ha fatto seguito a quella sul sistema dei controlli interni del Comune. Il mio compito da qui a Pasqua, come mi sono preso, è quello di cercare di far entrare nel programma dei prossimi 3 anni e mezzo e se del caso anche in giunta e se del caso nelle altre articolazioni su cui noi incidiamo, forze vive della città. Io ce la metterò tutta per unire la città e quindi se del caso anche correggere delle cose che non sono andate bene negli ultimi tempi.